Buongiorno, grazie per essere qua questa mattina. Questa conferenza stampa è stata convocata per fare il punto della situazione dopo le ore drammatiche che il nostro comune ha vissuto e anche per dare qualche avviso, qualche comunicazione con riferimento al post, perché poi adesso c'è la conta dei danni e capire come dobbiamo rialzarci. La situazione è evidente, non serve a niente dirlo, è una situazione grave, è stato un disastro. Abbiamo avuto danni sotto tutti i punti di vista. Una fragilità che già c'era è stata veramente esasperata da questo evento che proprio non ci voleva, perché è stato veramente drammatico. Adesso dobbiamo capire, non polemizzare, capire come fare a rialzarci e a mitigare quantomeno tutti i danni che si sono creati. Dicevo, nessuna polemica, perché secondo me tutti i discorsi che nascono dal ma perché c'era la costruzione lì piuttosto che chi ha autorizzato quel muro lì, oppure ma come sorta sciacca, in questo momento sono assolutamente fuori contesto, quindi io non voglio parlare del passato perché non ci riguarda. Parliamo di quello che c'è in questo momento e soprattutto di quello che dobbiamo fare oggi e domani, e già subito da domani. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. È evidente che per quello che riguarda le attività che si stanno portando avanti, a seguito dell'evento noi abbiamo avuto 22 famiglie che hanno dovuto lasciare casa, quasi tutte ospitate da parenti, tranne due, che sono in strutture ricettive. Sono stati avviati tutti i lavori in somma urgenza, ci sono 5 ditte che lavorano per le operazioni di rimozione detriti, di sfondature, per ripristinare la viabilità. Sono tutti al lavoro, squadra di pronto intervento, protezione civile, abbiamo il supporto della protezione civile regionale che già da ieri è qua per effettuare sopralluoghi e per darci anche una mano sul da farsi. Il COC è aperto, ovviamente è stato aperto e continua ad essere aperto perché la situazione è ancora di emergenza. È evidente che è una situazione per cui viene richiesto lo stato di emergenza e lo stato di calamità. A questo riguardo io faccio presente che nessuno si sta occupando di noi. Mi sarei aspettata una telefonata da parte del Presidente della Regione alla città, magari verrà, sarebbe opportuno, credo, no? Certo. Purché non ci venga a dire perché ci sono le costruzioni, togliamole, no? Dobbiamo demolire le cose. Esattamente, cioè, può darsi, però in realtà ad oggi non si è fatto sentire nessuno dal governo regionale. Questa cosa sinceramente mi sorprende. Stiamo portando avanti alcune attività che riguardano l'emergenza, perché di questo dobbiamo parlare, però è chiaro che non è soltanto un problema di emergenza. Per esempio abbiamo un problema che ha riguardato i pozzi, si sono bloccati entrambi, sia i pozzi Grattavoli che i pozzi Carboi. È stata adesso ripristinata la viabilità in qualche modo, stiamo dando supporto ad AICA per poter raggiungere questi pozzi e rimetterli in funzione, perché altrimenti ci troveremo senza acqua, quindi anche quello diventa un problema enorme. E adesso si sta anche capendo di fare una prima conta per una stima, per quanto sommaria, dei danni da poter relazionare proprio ai fini di quantificare le risorse che sono necessarie. A questo proposito, l'ho detto già ieri in un momento di rabbia, ma lo ribadisco anche oggi, non mi aspetto
che qualcuno immagini che ci perdiamo nei meandri della burocrazia. Non mi aspetto che si discuta della virgola, dell'istanza, della PEC. In questo momento noi abbiamo bisogno immediatamente di risorse, immediatamente di risorse, e questo è quello che pretendiamo. Risorse umane, risorse finanziarie. Le danno al comune, provvede il comune, possono pure meglio provvedere direttamente, purché si provveda subito, perché non è immaginabile che adesso ricominci una trafila infinita di burocrazia che ci porta spesso a niente e che dura anni. Questo non è immaginabile. La situazione è grave, noi abbiamo un'economia devastata, veniamo da un disastro legato alla pandemia, le attività devono subito riprendere a lavorare, la viabilità deve essere ripristinata, il nostro centro storico deve essere ripristinato, tutto quanto deve essere fatto in tempi brevissimi. Per fare questo è evidente che servono le risorse. Il Comune le risorse non ce l'ha e perciò che immediatamente arrivino le risorse necessarie. Questo vale per il Comune, questo vale ovviamente per tutte le attività commerciali, attività produttive, pensiamo anche a tutto quello che è accaduto, strade rurali, tutto quello che c'è. Questo vale anche per i privati, questo vale per le famiglie che si sono ritrovate fuori, che si sono ritrovate con le case allagate, che si sono ritrovate con danni enormi, vale per tutti quanti. Quindi questa è una cosa che non è tollerabile dal mio punto di vista, e su questo proveremo a fare battaglia, perché questo è il momento delle battaglie infinite, ma così è, l'emergenza purtroppo ci insegna che bisogna battagliare. Con riguardo poi alle singole cose, meglio di me, magari facciamo un attimo il punto su alcune cose. Volevo chiedere solo, la richiesta di risorse avviene proceduralmente come una richiesta di come dichiarazione di stato di calamità, in che modo si procede? Sì, ok, noi facciamo la richiesta di stato di calamità, okay. Ovviamente, ma a questo si aggiunga che non possiamo seguire quelle trafile infinite che durano decenni, perché ancora tutto quello che è legato al 2016 non è finito, quello che è legato al 2018 meno che mai, adesso siamo nel 2021, non è possibile, cioè qualcuno ci dica, no, anzi faccia, se noi non siamo, se il Comune non è capace, facciano loro, intervengano direttamente, affidino i lavori direttamente, facciano come meglio credono, ma non si possono aspettare che noi rimaniamo qui ad aspettare con l'istanza, la PEC e tutto quanto, perché non è possibile, cioè non si può perdere questo tempo, non è più il momento di perdere tempo, non ce lo possiamo permettere, quindi questo è un po' il senso di quello che dico. Volevo chiederle, per quanto riguarda gli interventi che voi sollecitate, mettendo da parte al momento quelli dei privati, per i danni che hanno subito i privati, quali sono i due o tre interventi assolutamente prioritari a vostro parere che competono al pubblico e che voi chiedete vengano o finanziati o eseguiti direttamente? Ci devono intanto ripristinare tutta la viabilità, noi abbiamo tutto quanto, ci sono la situazione. È un bombardamento, quindi le strade, intanto la viabilità sicuramente, perché siamo dappertutto, perché poi possiamo parlare di Lido, possiamo parlare possiamo parlare di ovunque, perché le strade sono tutte, anche il centro, San Vito, cioè. Quindi tutto quello che riguarda intanto certamente il ripristino della viabilità, perché lì cosa facciamo altrimenti? Noi facciamo la sfangatura, la messa in sicurezza, no? E poi rimaniamo con la messa in sicurezza fin tanto che non si finisca. E quanto tempo ci vuole? Nel frattempo non è un pezzettino di strada, no? È un comune, un territorio, e il territorio non può aspettare i tempi della burocrazia. Ecco, e a proposito di Via Lido, a cui lei faceva riferimento, adesso si è aperto un nuovo fronte che è diverso da quello che ha causato i danni maggiori fino a poco tempo fa.
Certo, perché non è lì. Ma voi avete già, diciamo, avete avuto un confronto con AICA anche da un punto di vista tecnico sul perché si è verificata questa situazione, sugli interventi che bisogna effettuare, se qui è necessario un altro, diciamo, un'altra provvista economica per poter operare. In queste ore lei si è confrontata con AICA proprio sul via Lido? Hanno fatto anche loro un sopralluogo per capire qual è la situazione. Lì io farei molta attenzione sul nesso di causalità, perché quello che è accaduto è assolutamente straordinario. Cioè, è caduta una quantità di acqua che è assolutamente straordinaria. Noi teniamo conto che in realtà c'erano stati, per esempio, gli interventi fatti dalla Protezione Civile e dal Genio Civile sui nostri torrenti. Erano stati puliti i palloni, si è fatto un intervento sul Can Salamone, che hanno mitigato, ma certo non hanno bloccato il disastro. Ma questo dipende dalla entità dell'evento. Se l'evento è incontenibile, ha voglia di pulire il vallone. Capite bene che quindi anche su via Lido il ragionamento è lo stesso, cioè non facciamo attenzione a stabilire il nesso di causalità sul collettore e tutto quello che poi è avvenuto, perché quello che è avvenuto per la straordinarietà dell'evento meteorologico. Poi siamo d'accordo, si deve fare un intervento, AICA ha fatto il sopralluogo, anche su questo AICA si ritrova ad ereditare una situazione che risale a tanto tempo fa. Adesso noi ce la prendiamo con AICA perché diciamo dovete immediatamente risolvere il problema. È pur vero che questo problema è antico. Loro ora stanno intervenendo, lo stanno facendo perché già era in programma l'intervento, c'era già l'affidamento dei lavori, quindi era un intervento già programmato. Non credo che ci sia il nesso causale, ma questo tecnicamente qualcuno lo valuterà, non c'è dubbio. Quindi lei crede che la straordinarietà dell'evento era, inevitabilmente avrebbe determinato questo quanto si è... No, io non lo posso dire perché non... Non ci credo, il progetto è dissento, abitandoli. E ne voglio dare colpe specifiche. Comunque oggi c'è un ente che ha un ruolo. Certo. Si è aperto un nuovo fronte, certo. È stato, si è generato prima ancora della notte del nubifragio. Ho le foto e ho tutto. Lì c'è una situazione che si eredita e l'incoscienza di chi ha progettato quella conduttura durante l'urbanizzazione e l'espansione della ferriera. Per cui lo stato attuale è una conduttura piccolissima che non può che essere non è adeguata. E di tutta questa cosa succede questo, e allora sarebbe opportuno, e come presidente di ATI vi prego di scrivere una lettera che è formale ma significativa, in cui diffidi pure AICA, è nuova, non ha i soldi, ma lì ci vuole un intervento urgentissimo e risolutivo. AICA può sapere lei dove andare a prendere i soldi. Sì, no, ma vuol dire che i soldi della bollettazione li destina a Sciacca per questa cosa che è urgentissima. Ma infatti non c'è dubbio. Anche ma perché c'è un. Ti prego di sottolineare, oltre al danno delle cose, scusate, oltre al danno c'è un danno ambientale. Io vivo giù e ti dico che quando fuoriesce acqua c'è una puzza di merda incredibile, quindi quella è fogna, c'è un disastro ambientale con responsabilità penale ben precise. Quindi anche come ATI e come presidente di ATI ti esorto a mettere nero su bianco. Ma l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo già fatto e loro sono già intervenuti, l'hanno considerato priorità 1, nel senso che già il primo collettore, il primo intervento era già in appalto, è stato appaltato. Appunto, qui. Ora si è aperto, lo faranno tutto, senza dubbio. Però dobbiamo anche tenere conto dell'entità dell'evento. Non possiamo dire se c'era il collettore non sarebbe accaduto. Ci sono verificate anche prima. Non c'è dubbio che questo evento eccezionale... Che abbia aggravato una situazione che già grave era. Poi se a valle sono intervenuti, otturando tombini, chi ci viene a fare un muro di contenimento e dava fastidio ai tombini, eccetera, eccetera, che sono più discorso pure da verificare. Esattamente. Però focalizziamo subito il problema, perché è diventato pericolosissimo,
va bene, e si intervenga lì, vai, vuol dire che sono della bollettazione. No, oh, vabbè, loro li devono trovare, le cose urgenti le devono fare. La bollettazione serve per pagare gli stipendi e basta, al momento. No, cioè, no, no, no. Ti no, scapperai no, molto no, lì, no, no, l'altra sera è stato preso uno dal fango, perché poi la gente è incosciente pure, e cammina. No, no, su quello non c'è dubbio, ma infatti questo è il ragionamento che dicevo prima, lasciamo perdere la causa, in questo momento facciamo gli interventi, capiamo, questo è un intervento urgente, va fatto subito, subito. Senza soldi. Cioè, sì, questo è evidente che anche questo rientra. Tra l'altro su questo c'è un finanziamento. Sul collettore, no, ovviamente no. Per quanto riguarda invece la separazione acque bianche e acque nere, la protezione civile ci ha informato che siamo destinatari di un finanziamento di 500.000 euro, ma è soltanto l'annuncio, va bene? Poi non è arrivato ancora l'input della... Fra altre cose, proprio in questa area dove c'è il... È inutile andare avanti perché questa soluzione della protezione civile sarà bloccata con l'occupazione della strada da parte dei residenti. Perché questo progetto è una sorta di pennello a mare. No, ma c'è un equivoco di fondo. Qui si parla di un progetto che non c'è. Che purtroppo ci sono delle persone che mettono in mezzo delle argomentazioni nel programma della 458, forse l'ordinanza passata. Sì, questo non è un argomento attuale, però è necessario di trasparenza, ok, per evitare confusione. Certo, questo progetto c'è, ma non c'è. C'è ed è fatto male, allora appositamente poi approfondite questo argomento e si chiarisce. Non c'è dubbio su questo, non c'è dubbio. Quello che c'è e di cui voi siete al corrente è la realizzazione proprio in quel punto del collettore fognario, della nuova rete fognaria che andrà ad... togliere le problematiche fino alla Foggia e quindi San Marco. Quello è un progetto finanziato e che presto partirà. Sulle 500.000 euro c'è la disponibilità di queste somme che vengono fuori da una richiesta da parte delle amministrazioni che sono succedute nel tempo, ma non c'è una progettualità, c'è una scheda dove si dice che per risolvere il problema della commissione acque bianche e acque nere sono state previste queste somme, ma il progetto deve essere ancora eseguito. C'è qualcuno che parla di punti di sfioro, ma sono tutte sciocchezze, sono assolutamente sciocchezze. Il progetto che deve essere poi validato dalla Protezione Civile, da tutti gli organi competenti, deve essere ancora messo nero su bianco. Io chiudo l'argomento invitando la Protezione Civile a considerare il secondo straccio, va bene, perché è risolutivo anche per la qualità dell'acqua del mare, e concordare un progetto che sia utile. Non funziona il secondo straccio, cioè devono sposarsi, perché sennò la Protezione Civile fa una cosa che non ha senso. Ma deve essere così per forza, perché le varie... Secondo me ancora non siamo neanche allo stadio di aver definito chi sarà affidata la progettazione. No, ancora no. Si tratta di piano, di inserimento nel piano. Forse con l'ordinanza, con lo scelto. Ma questo che facevamo prima. Ho il lavoro che si sente le somme. 2021 sono 6 anni, 2017 sono 6 anni. Il discorso che facevamo prima. Vabbè, dai, torniamo. Allora, abbiamo comunicazioni per quanto riguarda famiglie, esigenze particolari? Tutte le richieste di aiuto che sono arrivate ieri sono state in qualche modo, diciamo, abbiamo provato a dare delle risposte a famiglie che avevano bisogno di cibo, indumenti, scarpe, chi aveva la necessità di essere sistemata in una struttura ricettiva. E ancora una volta siamo riusciti a mettere insieme una macchina di solidarietà non indifferente, e di questo il merito va sicuramente alla città, che è sempre pronta a rispondere alle richieste positivamente, alle richieste d'aiuto. E qualunque altra richiesta che è legata all'emergenza ovviamente va segnalata, perché tutto quello che nel,
nostre possibilità fare, lo faremo. Ovviamente anche lì io mi permetto di dire che bisogna dare delle risposte subito, cioè non so quale assessore regionale o quale governatore debba dare delle risposte alle famiglie che si trovano con più di un metro di fanghiglia in casa, che hanno gli elettrodomestici fuori uso, hanno i libri dei bambini riempiti di fango. Dobbiamo dare delle risposte. Come dobbiamo dare queste risposte? Chi gliele deve dare? Certo, anche su questo, anche sui privati c'è tutto un discorso da fare. I disabili che giustamente chiedono di avere un'attenzione particolare, perché ci sono dei punti, la rete stradale ancora di più rende difficile i loro spostamenti. Beh, che vengano subito a constatare lo stato delle cose, che vengano subito a fare i progetti, che lo facciano subito. Sappiamo le ditte che stanno lavorando per le somme urgenze, quali sono le zone al momento? Sì, abbiamo una mappatura dei punti di intervento. Se posso, in maniera molto sintetica. Allora, intanto, come ha accennato poco fa il sindaco, siamo stati investiti da un'ondata di maltempo eccezionale. Non ho ancora il dato ufficiale da parte dell'assessorato all'energia per quanto riguarda la quantità di acqua che è arrivata, però si discute di almeno una quantità superiore ai 200 mm di acqua in meno di 30 ore. Stiamo parlando, cioè, nella media nazionale, più di 200 mm d'acqua. 220 in 72 ore. Perfetto. Questo è il contesto ufficiale. Perfetto. Considerate che la media annuale che noi riusciamo ad avere nell'ultimo ventennio è di 600 mm in un anno. Va bene, quindi è caduto un terzo in un giorno, in due giorni praticamente. Quindi qualunque tipo di struttura per lo smaltimento di queste acque sarebbe andata in sofferenza a prescindere e non avrebbe potuto smaltire in maniera idonea tutto questo flusso d'acqua. Considerate che i vari enti, dalla Protezione Civile al Genio Civile, negli ultimi tre anni hanno fatto interventi per andare a dare una sistemazione dei corsi d'acqua principali. Sono noti questi interventi, ma dico, per citarne qualcuno, il Verdura, che questa volta non ha esondato invadendo la struttura Roccoforte, perché è stato fatto l'intervento. Il Bella Pietra è stato sistemato nella parte della foce del Genio Civile. Il Foce di Mezzo hanno avuto un intervento importante con una risagomatura importante. La Protezione Civile stessa ha fatto un intervento sul ponte che dallo stadio accede a Reganella, un intervento di risagomatura. Eppure, nonostante questo, tutta la parte dell'argine è andata totalmente distrutta. Si può ipotizzare totalmente... un lavoro fatto male, no? Tu che sei un tecnico. No, non credo che un lavoro fatto male, perché il ponte ha resistito, il ponte è rimasto al suo posto, quindi se l'arginatura era fatta male, sarebbe stato travolto e distrutto pure il ponte. Il carabollace è stato anch'esso ripulito, quindi cose che non avvenivano da vent'anni. Il San Marco forse da vent'anni. Il San Marco no, però l'affluente maggiore che porta il corso d'acqua a sfociare alla foggia è il foce di mezzo. È questo quello che più importante. Che abbiamo sul progetto da 6 milioni e mezzo sul torrente Canzalamone della Protezione Civile? Fa parte della stessa misura delle 500 mila euro della separazione acque bianche e acque nere. Quindi non c'è un progetto? Sì. Ovviamente c'è un progetto. Là è un intervento che andrà a rimodulare interamente
la parte dello scatolare che ospita il... Stiamo parlando di quell'impegno del 2018? Sì, assolutamente. Protezione civile, manca il fatto che ovviamente si deve andare a produrre ora la progettazione esecutiva. E chi lo deve fare, questo è il comune? No. Allora, questa qua c'è un'interlocuzione tra la protezione civile e noi. Va bene, noi siamo dell'idea che debbano essere... Il comune ritiene che non debba essere... Ma noi non è che riteniamo, noi vorremmo fare tutte le progettazioni in questo mondo, ci vogliono le risorse umane per andare a fare una cosa del genere. Siccome che da 3 anni aspettiamo questi lavori, sì, pure io penso che l'ondata di maltempo sia stata talmente eccezionale che anche se fossero stati fatti probabilmente ci sarebbero stati danni, però da 3 anni aspettiamo notizie su questo progetto. Assolutamente, cioè, però o non si parlano. Ribadisco, se noi avessimo avuto la stessa ondata come intensità di pioggia, in una situazione diversa, avremmo avuto dei problemi devastanti, ancora più devastanti rispetto a quelli che abbiamo dovuto subire. Considerate comunque che nonostante questo, l'amministrazione, coadiuvata e assistita dalle associazioni di volontariato, è intervenuta immediatamente. Noi, qua c'è il nostro responsabile di protezione civile, durante l'evento eravamo per strada per andare a verificare tutte le criticità e ne abbiamo dato ampiamente dimostrazione. Ovviamente, siamo ora nella fase della ricognizione dei danni che ci sono stati, ingenti, sia per quanto riguarda il centro abitato che le parti periferiche. Come diceva poco fa giustamente il sindaco, immediatamente abbiamo attivato 5 ditte, utilizzando ovviamente... Tutte le risorse che possiamo, va bene, tra cui una fondamentale l'abbiamo inviata, va bene, tramite AICA, d'accordo, alla Campo Pozzi. Ricordiamo tutti quanti che se il Campo Pozzi non è messo in funzione perché ha avuto un guasto, va bene, dovuto all'erogazione dell'energia elettrica, la città rimane senza acqua. Quindi l'attenzione non è accessibile, diceva ieri. Non era accessibile già da ieri pomeriggio a stanotte hanno lavorato e mi risulta che adesso il Campo Pozzi è accessibile. Sì. E che tempi hanno dato per il ripristino? Perché non riguarda solo grattavoli. Tutte e due, carboi e grattavoli. No, va bene. Stanno verificando qual è la problematica. Non so, io da stamattina che aspetto la chiamata e dovrebbe essere già risolto, sì, se non totalmente, parzialmente. Quindi nella giornata di oggi comunque ripristineranno. Saremo più precisi. Così come con l'Enel, io mi sono sentita con i tecnici alla Foggia ieri, reclamavano ieri sera alle 10. Io ho chiamato di nuovo per dire che ancora c'erano zone, mi evidenziavano alcune difficoltà oggettive sugli interventi, perché alcuni interventi non riuscivano proprio a farli. Mi hanno assicurato che avrebbero lavorato ad oltranza fino a ripristinare la corrente elettrica ovunque. So che ci sono alcuni problemi però che necessitano di un intervento un po' più importante, perché c'è una cabina che è stata... In quali zone in particolare? La cabina credo che sia, però per fortuna forse non in una zona abitata, forse a Musare, sì. La cabina elettrica che sta, però alcune cose con delle difficoltà enormi, mi è stato rappresentato ieri. Ho parlato con l'ingegnere su Agrigento, poi ho parlato con chi gestisce qua la squadra, hanno difficoltà. Un'ipotesi di quantificazione di danni ce l'abbiamo, un'idea sommaria? Stiamo verificando, fra altre cose la protezione civile ieri era presente con l'architetto di piazza, oggi con il... Sì, abbiamo avuto delle interlocuzioni direttamente con l'ingegnere Cocina, che è informato su tutta la nostra situazione, tant'è che abbiamo la presenza. Un altro aspetto fondamentale che devo sottolinearvi è che abbiamo avuto dei danni notevolissimi presso l'Hub. Per noi l'Hub, che è
è stato ed è e sarà il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda la lotta alla pandemia. Noi abbiamo superato abbondantemente il 90% di popolazione vaccinata grazie al Lab, che è un'iniziativa di questo sindaco, avere il Lab da noi. Sì, va bene. E che danni ha avuto? Danni notevolissimi al sistema informatico, a tutto quello che è l'archivio. Perché c'è non stato, fa vaccinazione almeno. Al momento c'è un problema, ma dovremmo verificare con la Protezione Civile, che si è occupata della progettazione ed esecuzione delle opere per la realizzazione del Lab, e per questo saranno sempre gratissimi. Allora, ho appena descendo direttamente noi dal punto di vista del volontariato, della Galilea magnifica del Circo Mare di Sottosegretario. Questa è una notizia che è appena arrivata, vedremo cos'è. Sì, mi ha appena telefonato l'ingegnere Scalia di AICA per dire che sono stati ripristinati tutti e due i pozzi, stanno facendo dei controlli sulla, ovviamente, sull'acqua, però intanto sono stati ripristinati, quindi l'erogazione idrica può riprendere, quindi hanno finito l'intervento e me lo ha appena detto. Sui controlli che vengono effettuati dobbiamo aspettare un attimo, ma questo lo verificheremo poi se è potabile immediatamente. Sul collocamento, idea meravigliosa, bisogna provo dirlo, il sindaco lo può fare a nome mio, lo ringrazio, del posizionamento di tutta quella catena di necessari a Spezzale Marinai d'Italia, quanto ha contribuito a potenziare la furia dell'acqua, a bloccarla e a poi a riversarla tutto sui due circoli nautici, perché hanno costruito barriere, ok? Prima l'acqua arrivava lì e trovava sfogo e andava a mare. Queste barriere chieste, messe in quel modo, innalzando vere e proprie barriere, sono immediatamente da far rimuovere. Quelle costituiscono un ulteriore pericolo, al di là della quantità di acqua e tutto ciò, ma non hanno consentito un maggiore fuoco alle acque. Hanno creato delle dighe. Questo è stato gestito dalla capitaneria. No, questo è fuori idea, infatti l'ho chiarito, però... Guardia costiera, sì, 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 sono stati loro che sì. Hanno... Però, sono barriere in un gesto e messe che fanno da dire. Okay. E invece scusami, potresti rispondere a quella domanda che aveva fatto Massimo poco fa a proposito di quali sono le zone in cui stai intervenendo per il sì, allora noi intanto da un primo sopralluogo che abbiamo eseguito già nella notte dell'evento abbiamo verificato che la via Ghezzi era totalmente impraticabile, con delle colate di detrito che venivano dalla parte a monte. Quindi posso dire che già la Veghezia è percorribile, quindi è stata pulita almeno in una prima fase per consentire il passaggio delle automobili. In tutti e due i sensi di marcia? Sì, lo stesso vale per la via Marco Polo. Vabbè, ci sono mezzi che tuttora stanno lavorando in quell'area. Sulla via del pellegrinaggio sono intervenuti nuovamente, con un intervento per far sì che gli abitanti possano accedere alle abitazioni, quantomeno. Poi i mezzi si sono spostati nella zona di via Aldo Moro, quindi Fontana Calda, perché ovviamente là noi abbiamo un edificio scolastico che deve essere nuovamente reso fruibile e quindi si sta procedendo alla pulizia. Ho notizie che già hanno superato il tratto di strada che porta all'edificio scolastico. C'è un intervento quindi sul campo Pozzi per quanto riguarda la terza ditta. Una ditta ha lavorato nella zona portuale, dove ovviamente è il punto di rilascio principale dei detriti che provengono dal Canzalamone. Stanno lavorando anche in quella direzione. Un'altra ditta sta lavorando nella zona di per creare il varco nella via Lido, dove c'è il rilascio di detriti, ma stanno lavorando per ripristinare il varco e quindi nella stessa direzione verso la località Foggia
dove è stato fatto già un primo intervento di prima pulizia, ma continueranno fino a quando il fango e i detriti non verranno sgomberati totalmente. Un'altra ditta ancora, o dico un altro intervento, forse è meglio parlare, perché magari si sono dislocati in più posti nell'area di Calcossea, dove abbiamo avuto un intervento importante. Là in questo caso mi è venuto di sorridere, perché il trattorista mi fa chiamare perché non poteva togliere fango perché non ce n'era, ma bisognava mettere il materiale per ripristinare la strada, quindi magari a volte sai seguirli anche proprio spalla a spalla per spiegargli un po' le cosette da fare. Nadore? Sul Nadore. Violista? Sul Nadore e su Violista ovviamente abbiamo delle segnalazioni, però capite bene che già l'intervento è straordinario che noi abbiamo fatto mettendo in campo 5 ditte. Arriveremo ovviamente in tutte le parti sia segnalate, ma la nostra protezione civile sta eseguendo sopralluoghi continuamente per andare a verificare quali sono le aree che necessitano di intervento. Assicuro tutti che tutte le aree verranno raggiunte e in tutte le aree si farà l'intervento o di sfangatura o di ripristino della sede stradale. Le zone nelle quali chiedete un intervento definitivo, quando parlavi poco fa di ripristino definitivo di abilità, sono queste chiaramente, certo. Dove si è proceduto. E non è possibile quantificare, insomma, assessore, lei è un tecnico, a quanto potrebbe ammontare un intervento definitivo per una sistemazione della viabilità di queste zone? Al momento ovviamente le strade piene di detriti non è che ci consentono di, fino a quando non togliamo la parte che è invaso, non possiamo andare a verificare o a quantizzare qual è, cioè se è stato diverto un chilometro di asfalto, se prima io non ho un'idea complessiva, cioè non lo posso sapere. Poi è stato tolto soltanto la parte superficiale o ha fatto un'erosione più intensa? Ma comunque, cioè, un intervento a suo parere di qualche milione di euro o per... No, ma io lo escludo totalmente che sia un problema di un milione di euro. No, ho detto qualche milione di euro. Quanti? I danni che abbiamo secondo me sono oltre 10 milioni. Ma io in maniera ottimistica parliamo di 10 milioni. 10 milioni. Ma posso... Adesso, tra l'altro, questa mattina nella posta mi sono ritrovato un avvio istruttorio per quanto riguarda proprio un odore. Perché noi abbiamo rifatto, questo era andato male, abbiamo fatto un nuovo progetto, avevamo fatto bando. Eravamo tra gli ammessi ma non tra i primi in graduatoria, 72esimi precisamente. Questa mattina però mi sono ritrovata che hanno avviato la valutazione istruttoria, quindi la parte preventiva. Questo io mi riservavo di chiamare, ma dovrebbe significare che la graduatoria per i 500.000 euro in buona sostanza. Credo che la sintesi sia all'inizio della conferenza stampa. Ti possiamo dire. Esattamente. O ci sono i soldi o non possiamo fare niente. Esattamente. Quindi tutto il resto è fantasia, certo che dobbiamo fare. Ma la cosa essenziale è prendere soldi a terra e si va avanti. Però, perché anche su questo Nadore è vero che siamo dentro, perfetto, subito, procediamo. No, ma anche per evitare equivoci, perché altrimenti... anche per evitare equivoci, no? Assolutamente, però dico nella condizione di spendere un soldo. Dico, l'evento alluvionale si è concluso ieri pomeriggio. Va bene, quindi il tempo proprio materiale per poter accedere a tutti i luoghi. Il nostro territorio è molto vasto. Cioè noi stiamo parlando di quello che abbiamo un'idea nell'immediato. Io mi riservo di andare a verificare tutto il territorio, perché poi si cade nell'errore di dire 10 milioni, 8 milioni, ma andiamo a vedere veramente cosa è accaduto. Quindi oltre 10 milioni è soltanto per quello che avete verificato ad oggi? Sì, certo. Guarda, poi ovviamente questo è per quello che riguarda la parte pubblica, certo. No? Ah, cioè ma tutti ci danni sono privati, tutti i ristori per le imprese. A questo proposito, ieri è la prima cosa che ho chiesto, perché ho detto... capiamo cosa comunicare, cosa dobbiamo fare, perché non è che possiamo lasciare, ci sono realtà, conosciamo, che aspettano dal 2016
siamo nel 2020. Esattamente. Quindi capiamo cosa serve per evitare che poi, discorso prima, la burocrazia blocchi qualunque cosa. Mi è stato detto, quindi questo io comunico per quanto riguarda attività produttive, le imprese, diciamo attività commerciali, che è necessario avere una perizia, quindi una relazione tecnica per valutare e accertare il danno. Altra cosa fondamentale che mi è stata riferita, per cui io su questo farei particolare attenzione, è necessaria la caratterizzazione di tutto quello che deve essere smaltito. Quindi chiedo conferma, giusto? Quindi la caratterizzazione significa che prima di... Parliamo dei materiali. Esattamente, quindi è opportuno che questa relazione tenga conto di questo, del materiale che è andato distrutto e non venga smaltito così, ma con una precisa caratterizzazione, con un adeguato smaltimento, perché questo viene considerato essenziale per il riconoscimento dei danni. Chi ha subito dei danni deve chiamare un tecnico, pagarlo, farsi fare la relazione, smaltire a proprie spese. Però chi ha subito danni, sotto me, che è nei guai, questo non potrebbe farlo la protezione civile. Questa è la considerazione che ho fatto io. Qua ci sono loro che possono essere i miei testimoni. Perché ieri la prima cosa che ho detto, ma di cosa stiamo parlando? C'è la gente che ha subito danni, deve dire fermi tutti, mi devo andare a cercare un tecnico, devo pagare il tecnico, tecnici che si troveranno a fare diverse sopralluoghi, con i loro tempi, poi dobbiamo, non posso pulire perché devo fare la caratterizzazione, diventa un problema. E che risposta è? Sono quei lacci burocratici che cominciano così. È così. Tante che per protestare contro il blocco della polizia hanno chiamato la polizia. Io esprimo il mio parere personale. Secondo me è intollerabile, perché chi ha una difficoltà oggettiva non può essere lasciato solo a gestire tutta questa fase. Questo è il mio parere personale, cosa che dico e ripeto pubblicamente, perché secondo me non funziona così, né tantomeno queste attività possono aspettare tutto questo tempo per provare a ripartire, perché altrimenti diventa veramente un danno che si aggrava ad un altro. E questo dal mio punto di vista vale pure per i privati, perché i privati che sono fuori in genere dal meccanismo risarcitorio, perché finora per il passato anche con lo stato di calamità ai privati non sono stati garantiti i ristori. Anche questo dal mio punto di vista non è corretto. Immaginiamo una famiglia che ha difficoltà, ce ne sono tante, che ha perso l'elettrodomestico, i libri, che cosa fa? Si indebita per ricomprare tutto? Secondo me è veramente inaccettabile una cosa del genere. Quindi, ma questo è un discorso che qua possiamo, è un'opinione ovviamente. A tal fine mi permette di A questo proposito noi abbiamo provato sì, un po'. Perché laddove ci sono delle famiglie che hanno subito danni, nel senso che qualche elettrodomestico, insomma qualche attrezzo di casa ha... è stato danneggiato quindi dalla pandemia, noi abbiamo predisposto una modulistica, quindi questo bene può essere tranquillamente conferito al centro di raccolta comunale, dove c'è una modulistica e che il cittadino dichiara sotto la propria responsabilità che a causa dell'evento atmosferico, quindi di ieri, di giorno 11, ha subito un danno e quindi conferisce quell'elettrodomestico, insomma quel mobile al centro di raccolta comunale, rilasciando, trattenendo in sé una copia dell'autocertificazione per poi eventualmente richiedere un... Sembra la protezione civile a richiesta. Ancora adesso in questo, calamità, esatto, in questo la procedura non, intanto se qualcuno ritiene di doverlo fare, già gli uffici insomma si sono attrezzati in tal senso, giusto per poi abbiamo conferito oppure abbiamo avuto questo danno, però non c'era il modo per poterlo dimostrare. In questo modo
siamo alla società, lui è stato pure la poggia come sono stato io, e pensavo a questo discorso, c'è gente che ha avuto distrutto tutto, stavano tentando di togliere cose, e deve avere il pensiero della caratterizzazione del materiale, ma questa è follia di quei dirigenti che se ne stanno comodamente dietro la scrivania, ok, fregandosene di chi ha immediatamente necessità, bisogno e disperazione. È una follia, perché bisogna rimarcare, è una follia. Certo, perché poi ci sono altri meccanismi, vuoi dare un contributo, vuoi fare forfettario, vedi che danni ci sono, ma non ci possiamo fermare all'istanza, alla pelle, alla virgola. Che cominciano così, con le cose... Perché poi tutto questo dove arriva? Al disconoscimento. Siccome io ho sbagliato perché ci manca una cosa, non mi tocca nulla. Possibilmente chiederanno anche la pecca. In questo momento. È la burocrazia che uccide tutto. Tutto. Volevo chiedere un chiarimento a proposito del Nadore. Questo intervento da 500.000 euro elimina quello al quale facevi riferimento la settimana scorsa con i residui del mutuo per le strade rurali, quello da circa 15.000 euro disponibili, certo. Oppure si potrebbero fare entrambi? Perché quello sicuramente quello definitivo prevede dei tempi diversi. Quello definitivo prevede un intervento radicale di sistemazione della strada con la reggimentazione delle acque, con la realizzazione del tappetino, dell'asfalto, tutto quanto. Noi stiamo parlando intanto, per questo delle 18.000 euro del recupero del residuo di mutuo, di fare in modo che l'area venga messa quantomeno in sicurezza. Noi sappiamo che in quell'area ci sono diverse realtà. Quindi questo si farà a prescindere. Ma io penso che addirittura neanche con quelle 18.000 euro noi agiremo ora con questo intervento di urgenza per andare a fare dei ripristini e delle messe in sicurezza, tra l'altro, perché nel primo tratto c'è il versante del lato di un canale di scolo che realmente è molto pericoloso, però anche qua senza, come dice giustamente il sindaco, senza fare nessuna polemica, questa strada è stata totalmente distrutta dal passaggio di mezzi pesanti che la percorrevano per arrivare alla cava. Cioè, nessuno si è sognato durante questi attraversamenti di farsi rendere conto di quello che stava accadendo. Vabbè, poi alla fine il risultato finale qual è? Strada distrutta, comune deve intervenire. Giustamente sta intervenendo e ha progettato, ha chiesto un finanziamento e lo ha pure, a quanto pare, ottenuto. Vabbè, però dico, noi tutti quanti dovremmo avere un po' di attenzione per quello che è il nostro territorio. Tutti, dal primo all'ultimo. Sta venendo il prefetto, che arriverà prima, sì. Qui o andrà prima in via Lido? No, il prefetto dovrebbe venire qui o comunque dobbiamo sentirci per vedere. Possiamo sapere cosa farà prima, che per noi, per l'organizzazione generale, penso che sia fondamentale. Sì, appena mi chiede, siamo rimasti che lei mi avrebbe chiamato e quindi vi faccio sapere. Allora, come si può dire? Noi andiamo, è bene che... Possiamo staccare.